Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Mentre i giornalisti del team Bergoglio si agitano intorno a un libro che parla di presunti complotti conservatori americani contro il pontefice regnante, e Papa Bergoglio sull'aereo chiacchiera con disinvoltura della possibilità di uno scisma, sempre pensando a oltreoceano, in realtà sono proprio i suoi amici e sostenitori che stanno preparando le basi per uno scisma. Parliamo della Chiesa in Germania. Il cardinale Rainer Marx, presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, è uno dei due uomini forti dell'attuale momento del pontificato, insieme al discusso cardinale honduregno Oscar Maradiaga. Tanto più forte perché la Chiesa tedesca, che vive un'emorragia di fedeli senza precedenti, è però molto ricca in soldi, e dopo che si è decisamente ridotto il flusso di dollari dagli Stati Uniti, è diventata la Chiesa tedesca sempre più preziosa agli occhi della Santa Sede e dei gestori del regime attuale. I vescovi tedeschi avevano deciso di aprire in autunno, in coincidenza con il sinodo sull'Amazzonia, un sinodo tedesco vincolante, vale a dire che le decisioni prese anche su temi delicatissimi come celibato sacerdotale, ruolo delle donne, unioni omosessuali, sarebbero state vincolanti anche per i vescovi che non fossero d'accordo. Stranamente Roma, sempre così letargica, di fronte ad abusi e forzature, si è mossa con una lettera dell'inizio di settembre del cardinale Marc Ouellet e ha avvertito la Conferenza Episcopale Tedesca che la prospettiva che le decisioni del sinodo organizzato dalla Chiesa in Germania di concerto con l'organizzazione dei cattolici laici abbiano valore vincolante, citiamo, non è ecclesiologicamente valida, fine della citazione. Una valutazione giuridica a firma del presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Monsignor Filippo Iannone, dà ulteriori elementi. Monsignor Iannone ricordava che i quattro argomenti, autorità, partecipazione e separazione dei poteri, morale sessuale, forma di vita presbiterale e donne nei ministeri e negli uffici della Chiesa che il Sinodo discuterà, sono temi caldissimi. Citiamo: «È facile vedere, scrive Iannone, che questi temi non riguardano la Chiesa in Germania, ma la Chiesa universale, e con poche eccezioni non possono essere oggetto di deliberazioni o decisioni di una Chiesa particolare». Fine della citazione. Secondo Iannone, quello tedesco si configura non tanto come un sinodo, e in quanto tale con valore consultivo, quanto come un concilio. Citiamo: «È chiaro, scrive Iannone, dall'articolo della bozza degli statuti, che la conferenza episcopale ha in mente di fare un concilio particolare che persegua i canoni 439 e 446, ma senza usare il termine». Fine della citazione. Afferma ancora Monsignor Iannone: «Come può una Chiesa particolare deliberare in modo vincolante se i temi affrontati riguarderanno l'intera Chiesa? La Conferenza Episcopale non può dare effetto legale alle risoluzioni, ciò è al di fuori delle sue competenze». Fine della citazione. I vescovi tedeschi, però, a maggioranza hanno risposto picche, e la loro posizione è stata esplicitata da una lettera che il cardinale Marx ha inviato al cardinale Ouellet. Citiamo: «Speriamo che i risultati della formazione di un'opinione su questi temi nel nostro paese siano utili anche per la guida della Chiesa universale», ha scritto Marx, «e per altre conferenze episcopali caso per caso. In ogni caso non vedo perché le questioni sulle quali il Magistero ha preso delle decisioni dovrebbero essere escluse da ogni dibattito, come suggeriscono i vostri messaggi». Fine della citazione. E ha aggiunto: «Innumerevoli credenti in Germania ritengono che abbiano bisogno di essere discusse», riferendosi naturalmente alle questioni scottanti.
La lettera di Marx ha reso noto al Vaticano che il processo sinodale tedesco continuerà come previsto, nonostante le recenti istruzioni della Curia e del Papa. Non a caso il cardinale arcivescovo di Colonia, Rainer Wölki, ha detto al termine di un suo recente viaggio negli USA, citiamo: «Ovunque ho trovato preoccupazione per gli sviluppi attuali in Germania. In molti incontri era palpabile la preoccupazione che il cammino sinodale ci portasse in Germania un cammino separato e che noi, nella peggiore delle ipotesi, mettiamo a rischio la comunione con la Chiesa universale e diventiamo la Chiesa nazionale tedesca». Wölki ha parlato chiaramente del pericolo di uno scisma. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.